Ha scatenato un putiferio la proposta del candidato sindaco del centrodestra, Mario Landriscina, di riportare le auto sotto le mura. L'ipotesi, come noto, è semplice e deflagrante nel tempo stesso. Rendere un parcheggio a pagamento, con tanto di strisce blu e parcometro, i viali Cattaneo e Battisti nei giorni senza mercato. Persino nel centrodestra più di uno è rimasto spiazzato. Da un lato perché la pedonalizzazione della zona venne attuata dalla giunta a guida Forza Italia negli anni 90. Dall'altro perché l'uscita di Landriscina non è stata minimamente condivisa a monte con i partiti e nella stessa Forza Italia, oltre che in Fratelli d'Italia, è stata giudicata una fuga in avanti molto poco gradita. Immediatamente all'attacco anche il centro-sinistra, a partire dal sindaco Mario Lucini, che ha stroncato l'ipotesi. Sinceramente mi sembra una proposta anacronistica, nel senso che torniamo proprio indietro nel tempo. Credo che le mura siano un valore della città che è giusto valorizzare. Posso capire che per qualche evento particolare possa risultare necessario l'utilizzo, ma immaginare di farle ritornare un posteggio mi sembra una cosa certamente penalizzante per la città. Sulla stessa linea, uno dei candidati alle primarie del centro-sinistra, Maurizio Traglio, che sulla questione ha diffuso una nota velenosa, dove si ricorda anche che le auto vennero tolte dalle mura negli anni 90 dalla giunta di centrodestra con Alberto Botta sindaco e Alessio Butti vice sindaco. Vista la piega populista che ha preso il candidato del centrodestra, dice Traglio, ora mi attendo che rilanci il ripristino delle caldaie a carbone e la riapertura del centro storico al traffico. Landriscina, conclude Traglio, vuole riportare la città indietro. Io voglio rimetterla in rotta perché abbia un futuro. La differenza tra noi è evidente.